Ragazze, bentornate sul canale. Sì, non vi spaventate se mi vedete truccata in una maniera o in un'altra. Allora, non so quale dei due video vedrete per primo. Forse questo, credo, rispetto all'altro. L'altro aspetto un attimino perché c'è un motivo per cui aspetto. Devo dire che lo pubblicherò più vicino al motivo per cui l'ho girato, quindi aspetterò un altro po'. Come avete letto dal titolo, ragazze, visto che me lo avete chiesto voi, qui ci tenevo a farlo. Sapete quanto io amo il low cost e soprattutto quando riesco a trovare delle chicche, come vi dico sempre, ad un prezzo affordable, quindi comunque ad un prezzo accessibile e che non hanno niente a che invidiare, parliamo italiano, allora, Chiara. Cerchiamo adesso di trovare le parole. Vediamo. Allora, e quindi di cioè trovare appunto delle chicche che non hanno niente a che invidiare a prodotti high-end. E soprattutto un brand, ragazze, che noi amiamo, che io amo. Ora mi toccherò 100 volte i capelli, ma ragazze, quando c'è umidità è una cosa impressionante, questi capelli non hanno né capo né via, come vi dico sempre. Vabbè, detto questo, Chiarina, è già passato 1 minuto e mezzo. Cosa hai detto? 3 cose. Ecco, evitiamo di far durare questo video chissà quanto, anche se voi dite sempre, siete carinissime ragazze, perché sapete quanto io sono prolissa nel parlare, che comunque i video, anche se durano mezz'ora, li guardate volentieri, anche 40 minuti. C'è stata una ragazza che ha visto il video, che me l'ha detto, se l'ha visto tutto, nonostante durasse 42 minuti, nonostante vi ringrazi di questa cosa, cerchiamo di essere sintetici. Detto questo, allora, noi amiamo tantissimo Essence, è un brand che anch'io per prima amo, perché devo dire che soprattutto negli ultimi anni è migliorata tantissimo come marca di make-up, ma cioè più che altro dal punto di vista della qualità dei prodotti. Devo essere sincera, ho sempre amato questo brand in genere ed ho visto, siccome ho sempre acquistato, proprio un'evoluzione e un miglioramento rispetto anche agli esordi, che ma come tutti i brand, io credo, cioè, c'è sempre un'evoluzione, perché il prodotto si migliora, magari le componenti, la durata e tutto quanto. E mi avete chiesto appunto un video in cui vi mostro i miei preferiti di Essence, perché anche per voi è un marchio che, essendo low cost, acquistate e vi piacerebbe saperne di più per quanto riguarda, come posso dire, i prodotti che secondo me vale la pena avere e che per me sono davvero degli ottimi prodotti nonostante il prezzo low cost. Io li ho messi tutti in questa scatola, diciamo così, in questa vaschettina, e direi di partire. Parto random. Partiamo dai primer, io direi. Allora, sì, innanzitutto loro due, ragazze. Lui è il Fix and Last Makeup Gripping Jelly Primer, che dà idratazione ed è rinfrescante, non ha siliconi e non ha alcol. Mi piace perché ha una consistenza jelly, pensavo che avesse quell'effetto grip, non moltissimo, ecco, molti lo paragonavano anche al jelly primer, non mi ricordo se ha il solito nome, quello di Elf, nel tubettino azzurro, però secondo me, sentendo poi però le opinioni di quelli che veramente hanno quello di Elf, ha un effetto veramente sticky, questo non eccessivamente, io non ho mai provato quello di Elf, quindi non vi posso fare il paragone, però questo non ha proprio un super effetto sticky, poco, ecco, per quello che io credo che abbia l'altro di Elf, vi ripeto, sentendo poi i vari video, però comunque mi dà questo effetto quasi levigante, comunque asciutto, rinfrescante, non è appiccicoso eccessivamente, quindi mi piace molto, perché comunque mi rendo conto che il fondotinta ha questo bel effetto di migliore aderenza sul viso.
E poi vi mostro un altro che io amo particolarmente, che è l'Hydro Hero Primer, 48 ore di idratazione con acido ialuronico ed estratto di cetriolo. Ed è un po' più leggero rispetto al suo fratellino, fratello maggiore, perché diciamo che è stato fatto prima, che è lo Skin Loving Sensitive, come mi vedete sempre utilizzare, di Essence, che questo è idratante e nutriente. È un pochino più leggero, è sempre idratante, però c'è anche addirittura un contenuto sugli altri social dove ve li mettevo a confronto. Questo è leggermente più leggero, sempre per pelli misto secche. Questo per pelli molto secche comunque, perché dà più idratazione, più nutrimento. Infatti in estate preferisco al limite lui, se sento che comunque una pelle secca dovuta al sole e tutto quanto, quando mi vado a truccare, questo lo utilizzo più in inverno, perché d'estate è un pochino, cioè sento che forse è leggermente più pesante. Altre tipologie, ragazze, comunque di siero barra primer, perché io utilizzo pre-trucco e che adoro, ragazze, sono questi due della linea Hello Good Stuff. Hello Good Stuff. Questo è sui miei preferiti di Essence, i prodotti comunque che mi piacciono di più. C'era un video, cioè su questi prodotti qui, c'era già un video che avevo registrato mesi e mesi fa, però diciamo che ho deciso di fare un update, perché nel frattempo ho acquistato nuovi prodotti, per cui ci sono delle riconferme, vedrete in questo video, e dei prodotti anche nuovi che mi avete già visto utilizzare, che nel frattempo ho utilizzato con piacere e mi sono resa conto che sono diventati dei miei preferiti del brand. Quindi se vedete qualcosa di già visto e qualcosa di nuovo è per quello, perché è come fosse un update. Quindi questi qua sono, uno è un pore minimizing serum con estratto di melograno e il 3% di niacinamide, quindi questo mi piace moltissimo anche in estate, perché comunque ha un effetto leggermente pore minimizing, ora onestamente non troppo. Questo mi piace molto perché è idratante ed effetto plumping con squalane e mirtillo. Ragazzi, sono leggeri, si asciugano velocemente, lui è idratante, lui è leggermente meno idratante, quindi adatto anche in estate, freschi, li potete utilizzare magari anche in estate, a mo' proprio di siero, anche senza crema, se sentite che il vostro, soprattutto in estate quando fa caldo, se il vostro viso non ha bisogno di ulteriori prodotti sopra e vi basta, potete utilizzare magari di giorno anche semplicemente questo siero. E proprio a livello di skincare, io lo utilizzo, ve lo dico, essenzialmente come prodotto pre-fondotinta in estate, dove magari ho bisogno di qualcosa di leggero e basta. Come skincare non li utilizzo, e questo ve lo dico. Utilizzo altri brand proprio come skincare, però so di molte di voi che lo utilizzano, proprio essendo un siero, anche proprio skincare. Poi, come prodotti sempre, diciamo, pre-trucco o che, io ragazze vi segnalo lei. Questa qui è una maschera labbra che utilizzo anche proprio come a mo' di balsamo labbra, anche durante il giorno se ne ho bisogno. Ecco, vi stavo dicendo che appunto è una maschera, un overnight lip mask con il 10% di latte di avena, nutriente, rigenerante, riempitiva, ed è fatta così in pottino. Ve l'ho già fatta vedere in altri video. Ragazzi, mi ha salvato letteralmente le labbra in inverno. Io la utilizzo anche in estate, la sera, prima di andare a letto, perché siamo stati fuori, quindi soprattutto anche l'anno scorso che stavo a Viareggio, che vivevo a Viareggio in estate, essendo una località di mare, io andando in bici comunque anche al lavoro, che spesso e volentieri c'era il vento con la salsedine, quindi avevo le labbra come la pelle nonostante fosse estate, però anche spesse volte secca proprio, perché la salsedine, il sale, secca molto. Quindi lei mi ha salvata davvero tanto dal discorso proprio labbra secche e tutto quanto. Quindi io ve la consiglio, e quest'anno, quest'inverno, perché come sapete adesso lavoro a Pisa, che è la mia città, e quindi essendo rientrata a casa, anche proprio a vivere,
vado in macchina, non ho proprio quella, cioè, quell'esposizione delle mie labbra come l'anno scorso che andavo in bicicletta, tantissimo in bici, però la sera lì per il discorso freddo e quindi labbra comunque dovute al freddo screpolate me l'ha salvate tantissimo, quindi ve la consiglio. Non amo particolarmente questi pot, sapete, però prelevandolo con una palettina e tutto si riesce a non contaminare il prodotto. Poi, altro prodotto che adoro di Essence, me l'avete vista utilizzare mille volte, infatti non mi soffermerò tantissimo, però ve la devo segnalare, è l'Hydro Hero di Essence, appunto, la 24 Hour di Essence, che quale brand, stiamo parlando di Essence, la 24 Hour Hydrating Tinted Cream, che ho nella tonalità Io 05 Natural Ivory, è una BB cream, questa qui, che utilizzo, una crema colorata che utilizzo tantissimo in estate, quando voglio qualcosa di leggero, che quindi lascio proprio da parte il fondotinta e da prescindere anche in inverno a volte, perché essendo idratante ho bisogno, magari ci sono delle occasioni che ho bisogno di qualcosa di leggero, soprattutto perché non ho una pelle più giovanissima e quindi lei non mi segna, comunque copre, perché ha una coprenza leggera, ma comunque copre, è stratificabile, quindi mi piace perché non è acqua fresca sul viso e basta, cioè è un prodotto comunque nutriente, leggero e tutto, però che va, e se, avendo comunque un pigmento secondo me abbastanza buono come quantitativo, riesce a dare anche un effetto coprente e giusto e quindi farvi sentire in ordine nonostante sia una crema colorata, quindi la adoro proprio. Mi piace tantissimo anche il correttore, questo qui che l'ho ricomprato varie volte e confermo sempre quanto lo adoro, ed è quello nella versione Healthy Glow. Io ho la tonalità 20, ora che non si vede, mi piace perché comunque copre molto bene, rimane sottile, leviga il contorno occhi, lo illumina, costa poco e lo adoro. Non entra nelle pieghe, mi dura tutto il giorno ed è veramente veramente bello. E poi direi di passare sempre il discorso base viso, cioè proprio anche come setting e tutto quanto. Allora vi faccio vedere la Hydrating Glow Multi-Use Spray per viso, corpo, capelli con acqua di cocco. Allora, lei è una meraviglia, nel senso che la utilizzo ora non su capelli, ma la uso sul viso come mist rinfrescante. La tengo in borsa in estate e vi faccio vedere, ha un getto bello nebulizzato, sa di cocco in una maniera incredibile e lascia questo effetto bello glowy che adoro. Ragazze, se la trovate, io usavo già la precedente versione che era sempre con l'acqua di cocco, che però non fanno più, penso che l'abbiano sostituito con lei. Provatela perché è esagerata, cioè ha questo profumo di cocco, quindi di spiaggia. Adoro proprio. Passerei poi, ragazzi, a farvi vedere questo lip glow stick della collezione Blooming Bright, che trovate in questo periodo, è, insomma, uscita da non molto, quindi comunque lo trovate. È della, io ho sia la numerazione 01 che la 02, ed è questo lip balm leggermente colorato. Mi piace perché è idratante e lascia questa colorazione leggera. Mi piacciono i balsami labbra colorati quando non sono troppo colorati, perché io ho piacere di utilizzare un prodotto, se è un balsamo labbra colorato, che non abbia bisogno di matita. Cioè, vi avevo già fatto vedere, insomma, non so se nel senso se ve l'avevo già fatto vedere in un video e poi ne avevo girato un altro proprio per mostrarvi i prodotti che non riacquisterei, ma questo non so se lo avete già visto, molto probabilmente no, quindi è un'anticipazione, perché credo che questo lo caricherò prima, in cui vi mostro alcuni balsami labbra che hanno pigmento, ma parecchio, e che quindi anche non li amo particolarmente perché c'è sempre il rischio che vadano a uscire fuori dai bordi e tutto quanto. Cioè, se io considero un balsamo labbra deve essere colorato, deve essere qualcosa che comunque io lo vado ad applicare fine. Il balsamo labbra è molto più cremoso rispetto ad un rossetto, quindi se ho bisogno allora di applicare la matita, chiamiamolo rossetto, non chiamiamolo balsamo labbra. Quindi mi piace qualcosina in stick, veloce, pratico, che non ho bisogno necessariamente di applicare matite né niente. Cioè, lo applico, mi dà idratazione, lo tengo in borsetta, lo riapplico e via, anche a volte senza lo specchio. E lui mi piace perché mi dà quella giusta idratazione, non è pesante, mi dà quel leggero tocco di colore senza risultare eccessivo, quindi
lo adoro, come della stessa linea mi piace tantissimo, ragazzi, anche questo blush. Io lo adoro perché mi sa proprio di estate, cioè è un balsamo, è un blush che potete utilizzare in entrambe le versioni oppure nel mezzo come faccio io. Lo applicate e dà quell'effetto, ragazze, sunset che mi piace proprio in estate, cioè quell'effetto proprio bello che va, secondo me, a esaltare molto anche l'abbronzatura. Quindi guardate qui com'è pigmentato, è veramente bello e potete appunto decidere o di scegliere la tonalità oppure mixarle insieme e dà questo effetto veramente super super bello, secondo me. Poi, altro blush che mi piace, penso che esistano sempre, sono quelli della collezione matte, questi qui, perché sono, in particolar modo mi piace tanto questo, che è il Pitch Me Up numero 10, credo che esistano sempre questi qui. Comunque, i blush mono, ragazzi, sono scriventi, sono anche questo effetto quasi levigante a volte, perché io ho in due tonalità e mi piacciono entrambi, mi danno entrambe quella sensazione lì proprio quando li applico. Questo è un effetto proprio salute, vedete che sembra proprio il vostro colore di guance quando sorridete, no? È questo effetto qui, proprio salute, molto semplice, molto primaverile, anche estivo volendo, che adoro particolarmente, quindi io ve li consiglio perché davvero costano poco e fanno il loro dovere e soprattutto rimangono nelle ore. Passerei adesso ai prodotti occhi sopracciglia e poi un prodotto labbra, anzi due prodotti che però si uniscono insieme perché è una combo. Allora, per le sopracciglia, ragazze, adoro troppo questo. Se avete se vi piace l'effetto laminato, questo gel, sì, questa cera da sopracciglia, addirittura anche lo specchietto, l'applicatorino, è la vita. Nel senso che vi rimangono su, ragazze, una giornata intera senza muoversi di lì, se vi piace il discorso laminazione. Io non lo utilizzo su e basta, cioè mi piace il discorso pettinarle, però sempre andarle a riempire un pochino, mi conoscete, mi piace comunque l'effetto non troppo tirato su, ma comunque pettinato e riempito da o pomade o matite sopracciglia. Quindi la cera la utilizzo sempre proprio per andarle a pettinare, a tenerle in forma, ecco, a farle stare, diciamo così, in forma, e mi piace per quello. E mi rendo conto che è una cera che dura veramente tanto, cioè proprio mi stanno su in posizione una giornata, cioè comunque ore e ore e ore senza cadere un pelo, quindi veramente promossa. Poi, due eyeliner, ragazze, spettacolari secondo me. Allora, il The Deep Eyeliner Brown Waterproof, questo qui con l'applicatore in feltro, che tra l'altro è quello che mi vedete oggi, è bella come tonalità, mi piace questo colore qui di marrone, proprio un marrone scuro, testa di moro, castano scuro proprio, che mi piace molto e dura veramente tanto, cioè non si sposta, non si scioglie, è perfetto, infatti dice proprio waterproof e confermo. E un altro eyeliner nero questa volta, e lì, ragazze, cioè è la vita, è uno degli ultimi prodotti usciti di Essence ed è questo qui, non so se riuscite a leggere, si chiama Super Fine Brush Liner ed è, ragazze, sottilissimo, guardate la punta. Ed è veramente super sottile, cioè ve lo faccio vedere, cioè riuscite a creare, ve l'ho fatta apposta, cioè una linea fine e una linea spessa a seconda di come proprio premete, nel senso riuscite proprio a ricreare, ma super nera e veramente super resistente, cioè dura anche questo, è veramente super nero, opaco e dura tutto il giorno senza muoversi. È una delle ultime uscite di Essence, quindi riuscite tranquillamente a utilizzarlo. Io, cioè, non è una collezione limitata, quindi mi immagino che rimarrà in gamma permanente. Altro prodotto occhi che mi piace molto, non è un eyeliner, cioè viene definito eyeliner perché lo potete utilizzare a mo' di eyeliner, però lo utilizzo come matita, soprattutto io nella rima interna.
dell'occhio, perché essendo waterproof rimane tantissimo, ed è lo Stay in Play Gel Eyeliner, questo qui waterproof, tonalità 02 But First Espresso, infatti dice waterproof e long lasting, e è tra l'altro quella che io ho adesso nella rima inferiore, perché è un marrone sì scuro ma non eccessivamente, nel senso, ve lo faccio vedere, è un marrone sì, ma vedete è quasi marrone con una punta di cioè un marrone non caldo ma nemmeno freddo, quindi non è troppo cenere ma nemmeno caldo, e mi piace molto perché poi sfumata mi rimane su tranquillamente tutto il giorno senza muoversi di un pelo proprio, la sfumo leggermente con un ombretto e sono a posto. Mi piace tanto, ho anche la tonalità burro che la volevo utilizzare, non sono tanto un amante delle matite color burro, però la volevo provare, poi costava pochissimo, eccetera. E poi arriviamo a una combo labbra che mi piace molto, e sono loro due. Allora, sono la matita automatica, questa qui, la 8 hours, vabbè, Matte Comfort Lip Liner, la matita automatica che ho nella tonalità 02, Silky Hazelnut, e sono matite, ci sono di varie colorazioni, ragazze, quindi potete tranquillamente trovare, io vi dico come tipologia di matita che mi piace, poi anche il colore, però è proprio la tipologia in sé, che è questo marrone qui nude super bello che ho anche adesso con il gloss, che poi ho applicato anche il lip della collezione Blooming Bright, e poi questo rossetto qui, che anche questo è 8 Hours Matte Liquid Lipstick, che io ho ed è abbinabile benissimo, che io ho nella tonalità 03 Soft Beige. Ragazze, è proprio la combo perfetta, cioè nel senso sono proprio due colori che si abbinano perfettamente, uno è la 02 e uno è lo 03 nel caso del rossetto, ma è veramente bellissimo, mi piace molto come tonalità e mi piace molto anche come tipologia di prodotto. Sicuramente, essendo un prodotto quasi, cioè rimane sottile ma un po' in mousse volendo, andate a idratare bene le labbra se avete le labbra secche, poi per il resto dura benissimo, e poi essendo una tonalità nude io la uso tantissimo, perché man mano che se ne va la colorazione non ho lì il problema di dovermi sempre specchiare per vedere se è tutto in ordine, perché comunque si consuma bene e pian piano, quindi la adoro come proprio come combo in sé, perché mi fa stare tranquilla ecco proprio tutto il giorno. E niente ragazze, penso di avervi fatto vedere tutto, o comunque il mio aggiornamento sui prodotti Essence che sto adorando e che comunque sia vale la pena, ragazze, dare una chance, ecco, di provarli se non li avete ancora provati, perché io mi sto trovando molto bene, mi rendo conto di utilizzarli proprio nel quotidiano e sempre, cioè spesso e volentieri mi capita poi di cadere in quei prodotti, quindi dico ok. Quando ho deciso di fare questo video, perché voi me l'avete richiesto, ho detto perfetto, quali sono i prodotti che gira di gira mi ritrovo a utilizzare quando devo scegliere qualcosa e voglio essere sicura, cioè, e sono sicura della performance e tutto quanto, ecco, ricado su questi, quindi dico beh, li metto insieme perché vuol dire che sono i miei preferiti del periodo. Alcuni sono riconferme perché me li avete già visti utilizzare varie volte, li avete già visti nei miei preferiti magari low cost, però essendo riconferme ho detto facciamo un update, perché mettendoci non solo le novità ma anche quelli che mi sono resa conto appunto di utilizzare spesso, e quindi riconfermare la loro come posso dire, il loro compito ben fatto, ecco, sì, non mi venga alle parole, comunque avete capito, ecco, insomma, l'essere prodotti ottimi, troviamo una parola, ragazze, cioè, se fossero numeri direi utilizziamo il pallottoliere, in questo caso utilizziamo forse un vocabolario, magari, chiarina, ogni tanto sarebbe bene. Ragazze, io penso di avervi detto tutto, spero che il video vi sia piaciuto e spero di avervi tenuto un po' di compagnia, perché voi me ne tenete tanta, quindi io spero di fare altrettanto con voi. Io ringrazio tantissimo le nuove iscritte, grazie di cuore se siete approdate qui così per caso, per sbaglio, avete deciso di cliccare su quel tasto iscriviti, perché per me è motivo di gioia, perché
avete deciso di darmi fiducia e questo mi piace e sono veramente felice di questo. E vi invito a iscrivervi al canale attivando la campanellina per non perdere i prossimi video se non siete ancora iscritte e di seguirmi sui miei social, tanto come al solito trovate tutti i riferimenti giù nell'info box. Io nel frattempo vi mando un grosso bacio come sempre e ci vediamo, se vi va, nel prossimo video. Ciao ragazze!